La maggior parte delle persone pensa che la responsabilità sia delle grandi organizzazioni, no? Bravissima, Quindi devono esatto. dare la legislazione così che l'impresa sia obbligata, però deve essere l'imprenditore per primo, dato che è lui che sta portando il prodotto e servizio a mercato, che sta impattando su ambiente e clima, a responsabilizzarsi. E quindi diciamo che lancio un po' una provocazione. Prima l'imprenditore aveva una sola responsabilità, che era quella di portare profitto per la propria Esatto. azienda. Oggi l'imprenditore ne ha due di responsabilità: portare profitto, però essendo a impatto zero sul clima ambiente, È quindi. corretto. Questa è la responsabilità sociale dell'impresa. Vogliamo vederla solo in termini di profitto, solo in termini di marketing? È una grandissima opportunità. Ad oggi il mercato è quasi vergine, ok? Nessuno ancora lo sta facendo nel modo giusto, si sta mettendo nel mercato nel modo completamente giusto in termini di marketing, e quindi in qualunque settore l'imprenditore sia, adesso può essere una vera e propria opportunità per inserirsi in un mercato che è ancora fresco e iniziare, diciamo, a mettere radici solide prima che poi tutti arrivino, ok? E inizino a comunicare le stesse identiche cose. Però essenzialmente quello che ad oggi è un mercato fresco è un'opportunità per un imprenditore che inizia ora e che può garantirsi una quota di mercato abbastanza Questo lo grande. confermo come presidente di Foresta Onlus.